Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Pietro VRN. Oggi siamo qui nuovamente su Farming Simulator 19 nella serie della Soot Brazilian Map. Oggi andremo a fare un po' di manutenzione nei campi, episodio numero 13, dedicato un po' alla manutenzione, ripeto, dei nostri campi, dopo aver un po' fatto decisamente altro. Nell'episodio precedente ho acquistato questo camion Iveco 19038, come ricordate bene, è il suo rimorchio. Ho anche sacrificato lo Stratman di pari capacità, proprio per fare questo investimento. Ho anche noleggiato per adesso anche questo Fiat 18090 per aggiungere un mezzo in più alla flotta, mi servirà, e anche questa piantatrice, una Lenken Azurit. Direi di cominciare subito con i lavori. C'è anche, ora che noto bene, c'è anche da fare un po' di manutenzione al bestiame, fare un po' di razione mista, ma tempo al tempo. Intanto cominciamo a salire sul case, accendere il trattore e dirigermi subito nel campo 62, dove c'è da fertilizzare. C'è anche da arare il campo 54, io direi di fermarmi temporaneamente qui, di spiegare l'attrezzatura e andare a prendere il Valtra, che era ancora nel campo in erba che devo finire di falciare, che in una delle puntate precedenti ho acquistato per fare balle di insilato da rivendere. Una parte è già fatto, mi tocca fare l'altra parte, però può attendere ancora un po'. Intanto mi serve il Valtra perché devo andare nel campo 54 ad occuparmi di arare. Vediamo un po'. Sganciamo. Perfetto, così già mi porto avanti un po' con l'operaio in quel campo enorme. È probabile che in questo campo 62, una volta che avrò fertilizzato, seminerò girasoli. Ecco la necessità di avere una piantatrice, seppur a noleggio. Ok. Posizioniamoci qui, poi penserò a fare il bordo campo e tutto il resto, ma il grosso del lavoro lo affido, come sempre, all'aiutante. E già, andiamo qua e lo lasciamo tranquillo. Vediamo un po'.
Sì, va bene. E mi sa che poi dovrò pure coltivarlo, sì, fertilizzarlo pure questo campo. Ok, e allora riprendiamo il case. Cominciamo a... un momento, devo fare una cosa prima. Mi dimentico sempre. Eh sì, di mettere i valori. Che uso la precision farming e quindi devo più o meno regolare i valori, penso che 350, 370, vediamo un po', sì. Vanno più che bene. Devo chiudere adesso la finestra e accendere nuovamente i motori e continuare. Alzo un po' la visuale. Intanto nella minimappa a schermo in basso a sinistra posso vedere già i valori di dosaggio in tempo reale e di come il fertilizzante stia influendo sul suolo. Direi bene, perché i valori di azoto erano proprio a terra, quindi dovevo necessariamente fertilizzare il terreno, chiaramente. Già si vedono i risultati. Perfetto. Precision farming che ricordo, al di là delle critiche, al di là dei dubbi, che è pur sempre una prima build, usciranno nel giro di 2 anni ulteriori contenuti e ulteriori fix che andranno un po' a migliorare questo DLC della Giant, che in ogni caso ha aggiunto parecchie novità al gameplay standard, intendo. Io fin da quando ho iniziato la serie, ho iniziato introducendo subito dopo un paio di puntate la precision farming proprio per testare sul campo questo DLC, e al di là di qualche problematica, mi riferisco, che so, alla resa nei campi dell'IA, quelli altrui intendo, almeno a livello di gestione del terreno non ho avuto particolari problemi, ecco. Va in ogni caso testata a fondo, provata, e bisogna fare anche un po' di conoscenza sui dosaggi in generale, sulla resa dei campi a seconda del tipo di terreno, eccetera. Dunque, campo è stato quasi del tutto fertilizzato. Tra poco preparerò la piantatrice, quindi 180-90 già scalda i motori. Ecco, perfetto, ok, possiamo anche richiudere e riportare lo spargi fertilizzante nel capanno. A proposito di capanno, mi sa che prossimamente devo aggiungere un capanno in più, perché
Noto troppe attrezzature, un po' sparse qua e là, che devo in qualche modo organizzare e parcheggiare meglio, perché così non mi piace molto la cosa. Ma vabbè, ci penserò dopo. Non posso, diciamo, spendere troppo perché le finanze sono quelle che sono, ci sono anche dei debiti da ripianare, quindi devo un po' fare anche un po' di economia quella. E allora, direi di sganciare il peso, metterlo magari dietro, perché poi dovrò occupare della manutenzione ai campi, quindi direi di lasciarlo momentaneamente qui. E prendiamo il 180-90, agganciamo la piantatrice, girasole, sì, perfetto, proprio la semina che volevo utilizzare, però devo caricare i semi. Chiaramente non ti noleggiano l'attrezzatura con i semi aggiunti, sarebbe troppo bello. Quindi carichiamo di semi. Intanto il rombo del 180-90, segno distinguibile di questo splendido trattore. Insomma, sto portando tanta gloria in questa serie, devo dire. Tante glorie old. Ok. Quindi, cominciamo a preparare la semina dei girasoli. Apro anche un po' la visuale. Direi di fare anche il bordo di campo, così poi lascio le operazioni al mio aiutante, perché devo dedicarmi al bestiame. Ok, intanto ecco qua, faccio il bordo. Il girasoli tra l'altro è una coltura che almeno in questa mappa non aveva ancora né piantato né raccolto. Ho dovuto cambiare, vediamo un po'. Invece nel piccolo campo 62, che ancora non ho iniziato di arare, vorrei piantare del fagiolo nero. Ok, direi di posizionarlo e lasciarlo continuare con comodo, poi prenderò nuovamente possesso. Ok, senza problemi. E allora torniamo sul case. Agganciamo
il caricatore frontale, serve dare un po' di razione mista in più alle mucche, che ne andava poca. Vediamo un po' nuovamente nel menu. Eh sì, un po' pochino ancora, devo integrare. Una visuale un po' ravvicinata, così vedo meglio. Ecco qua una prima balla di insilato. Caro miscelatore è qui davanti. Io direi però di sganciare il peso, perché poi non mi servirà a fare sciocchezza. Ecco, ecco il peso, sì. Ecco qua. Quindi apriamo nuovamente la forca. Quindi due di insilato, adesso tocca al fieno. E già raggiungiamo praticamente la capacità standard di questo carro miscelatore di appena 12.000 litri, però non abbiamo al momento altro, e quindi ci accontentiamo anche di questa capacità piccola. È minimo. Tanto le mucche le trapassano di tutto, ma comunque. Ok, completata anche questa. Stavolta sì che possiamo staccare tutto. Agganciamo il nostro carro miscelatore. Intanto mi preme sapere che cosa sta facendo, un attimo solo. L'operaio, no, qua sta lavorando, sta arando, vabbè, poi mi faccio il bordo campo, quindi qua va bene. Qui la semina del girasole procede perfettamente. Andiamo a dare la razione mista alle mucche, principalmente. Perfetto.
Intanto controllo i valori. Stanno salendo, meglio di niente, sì. Erano bassi, diciamo, i valori. Ok. Finita questa operazione, usciamo dalla mangiatoia. Direi di lasciarlo nuovamente dove l'avevo agganciato, perfetto, e mi dirigo, vediamo, controllo un po' le pecore, vediamo un po', sì, c'è bisogno sia di pulire le pecore che le galline, e allora andiamo a prendere la scopa. E lo so che ci sono ben altre soluzioni per le mangiatoie, ma per il momento mi accontento. Ok, scendiamo pure dal case, agganciamo, sempre che me lo faccia fare, perfetto. E anche questo è fatto, ora piano piano spostiamoci nella mangiatoia delle pecore. Aggiungo sempre questa moddina, una moddina senza infamia, senza lode, all'occorrenza è utile certamente, però non mi soddisfa pienamente perché certe volte passi più tempo magari a rincorrere questo bastone che impazzisce. Ok, intanto è pulito pure qua e direi anche di lasciarla. Perfetto. E qua è stato fatto. Torniamo all'operaio e prendiamo nuovamente possesso del Fiat Agri 18090 e proseguiamo noi la semina dei girasoli. Abbiamo ancora sufficiente scorta di semi per completare questo lavoro. Quindi facciamo mente locale, allora sul campo 54 il Valtra mi sta arando il terreno, poi farò bordo campo, ed è uno, poi dovrò fertilizzare e seminare. Per la semina sono ancora indeciso, valuterò, lo scoprirete magari in una prossima puntata. Ok. Sul campo 62 invece, sul campo 69 invece ho deciso il fagiolo nero, quindi devo solo fare manutenzione, ma questo lo farò off camera. Dovrei anche vendere un po' di cereali, giusto per cominciare a tagliare un po' il debito. Ora vediamo se posso farlo in questo episodio prima di chiudere, ma ora vediamo. Intanto mi preme seminare, finire di seminare il campo di girasoli, principalmente.
Perfetto. Ok, resta quell'ultima porzione. E abbiamo completato il campo 62, perfetto. Possiamo lasciare pure qua tutte cose. Spegniamo la seminatrice e anche il nostro Fiat Agri 180-90. E allora, lui è occupato, prendiamo il Liveco 190-38, vediamo un po' di caricare qualcosa. Allora, colza no, perché non la vende bene. Vediamo un po' che cosa potrei vendere. Vediamo un po', ci sarebbe soia, mais. Un momento, c'è la soia, se non ricordo male, a Valgrain. Sì, soia a 3002, quasi quasi ci faccio un pensierino. E vado subito a vendere, tanto Valgrain, il punto vendita è qui vicino. Carichiamo l'Iveco. Serve rimpinguare le risorse finanziarie, devo cominciare a tagliare un po' il debito. Davvero un acquisto fondamentale, azzeccato questo Fiat Iveco 190-38. Faccio adesso una visuale dalla cabina proprio per mostrarvi i dettagli anche in prima persona. Mi serviva necessariamente un mezzo che fosse veloce e potente allo stesso tempo per consegnare carichi pesanti su queste strade veramente molto complicate. È stato necessario un esborso economico non tanto alto, però per i debiti che un po' ho accumulato è stato un sacrificio che comunque andava fatto, ecco. Tornerà molto utile per i lavori a seguire. Dunque, punto vendita Valgrain a sinistra. Ok,
Ok, sono appena giusto 14.000 litri e mezzo di soia, però per questo prezzo dovrei ricevere un buon guadagno. E non ci ho pensato su a vendere tutto. Ok, siamo nei pressi del punto vendita. Vediamo di scaricare. Tanto arrivano tanti bei quattrini. Vediamo un po'. 46.500. Non male, non male. Adesso fermiamoci pure qui, poi lo porterò in farm dopo. In un secondo momento scendiamo dal Liveco, andiamo nella gestione finanziaria, devo tagliare un po' il debito, il prestito a 620.000 euro, non indifferente, devo quindi consegnare e restituire, restituire, restituire. Vediamo un po', giusto rimaniamo con qualcosa. Perfetto. Restituito parte del debito, circa 50.000 euro. Restano solamente, fra virgolette, 570. Perfetto. E io direi anche di fermarmi qui. Spero che questo episodio numero 13 vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollicione in su che fa sempre piacere, e io come sempre vi lascio i miei saluti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!